Ed eccoci qui per un nuovissimo appuntamento di Lake Trout Academy. Oggi siamo in provincia di Cremona, il paese si chiama Bordolano. Siamo in un laghetto, come potete vedere dalle piccole dimensioni. Prima di parlarvi però della struttura, di dove siamo oggi, volevo spiegare un attimino quella che sarà le quattro puntate della serie di quest'anno 2022-2023, ovvero parleremo di Trota Lago partendo dai livelli base, quindi partendo da zero, proprio dalle basi, e quindi non possiamo che non parlare della pesca col galleggiante. Quindi qui oggi inizieremo proprio la nostra battuta di pesca con le lenze a galleggiante. Parliamo di una lenza base per la pesca con il galleggiante. Cosa ci occorre? Ovviamente il galleggiante, le fascette fermafilo, la turpil per zavorrare il nostro galleggiante, la perlina salvanodo per proteggere il nodo, la girella immancabilmente tripla per demoltiplicare le torsioni dell'esca che farà durante la rotazione in acqua, l'amo e uno spezzone di filo terminale. Ho scelto quindi un amo già legato, di conseguenza non dovremo legare l'amo. Andiamo quindi adesso a vedere come realizzare questa lenza. Oggi per pescare qui al lago di Bordolano, come vi ho detto prima, un lago poco profondo, 2 metri d'acqua, scegliamo quindi una switch trout float da 5 metri e scegliamo l'azione sensitive perché le trote presenti non sono particolarmente giganti, da quello che ho visto in questo poco tempo non sembrano abboccare a ripetizione, di conseguenza se scegliamo una canna molto più morbida che ci consente di ferrare e portare a casa la nostra trota con più delicatezza. Alla nostra switch abbiamo abbinato un mulinello Brave 4500 FA, quindi taglia 4500, bobina sovradimensionata, a vantaggio di lanci lunghi, frizione micrometrica estremamente precisa, 7 cuscinati a sfera che garantiscono una estrema fluidità di recupero. Il filo che abbiamo imbobinato sul nostro mulinello è un XPS Match Reel, un filo di altissima qualità, costituito da 3 strati, il secondo è uno strato ad altissima resistenza, e mentre invece il terzo è uno strato in silicone. Questo filo è il diametro 16.5, quello che vi consiglio di utilizzare, è un filo a memoria praticamente assente, quindi che ci agevolerà nel non effettuare le parrucche, è un filo estremamente morbido e resistente. Adesso vediamo quindi come procedere per la nostra lenza. Abbandonate quindi le nostre paline piombate, tappi di sughero e così via, vi consiglio di utilizzare in situazioni come queste uno trabucco, galleggiante trabucco Smart Inline, forma estremamente compatta e tozza che ci consente lanci lunghissima distanza e antenna praticamente inesistente ma inglobata nel corpo, estremamente resistente durante tutte le operazioni della nostra pescata e molto visibile nei nostri lanci a lunga distanza, perché se andremo a mettere un galleggiante con la stina piccolina, avendolo a lunghissima distanza faremo fatica a vederlo. Altra caratteristica di questo galleggiante che si chiama Smart Inline è proprio l'inline, ovvero che il filo passa all'interno del corpo, quindi lo si inserisce all'interno della testa, esce sul fianco. Dopodiché lo lasciamo libero sulla nostra lenza, andiamo a inserire le nostre fascette, guaine di silicone. Io consiglio di metterne due perché su una deriva così corta potrebbe bastarne anche una, ma la seconda ci serve nel momento in cui una delle due si andasse a rompere, abbiamo di sicurezza la seconda che sennò non possiamo più inserire se non rompendo la nostra lenza. Una volta inserite nel filo le andiamo a inserire nella stina del galleggiante, tiriamo la prima contro al corpo del galleggiante e la seconda la lasciamo verso la fine. Ecco, un altro consiglio è quello di lasciare l'ultima fascia guainetta un po' giù dalla fine, perché lasciandola così ci aiuta a ridurre al minimo i grovigli del galleggiante durante l'azione di pesca, quindi non infilatela tutta sulla stina ma lasciatela un pochettino fuori. Ecco il nostro galleggiante sulla lenza, adesso ovviamente dobbiamo mettere la zavorra. Come zavorra cosa utilizziamo? Se ne possono scegliere moltissime, vedremo poi nel corso di questa puntata e della prossima quali sono i vantaggi e svantaggi di una dell'altra. Partiamo dalla più semplice, una turpil. Turpil non è altro che un piombino, potete usare un qualsiasi tipo di piombo. Io ho scelto uno Smart Inline da 3 grammi, quindi ci metto una turpil, un piombino slim da 2 grammi e mezzo. Quindi sempre un pochettino meno rispetto al peso del galleggiante, lo facciamo passare al nostro interno filo e lo mettiamo sulla lenza. Ovviamente adesso la perlina salvanodo, per preservare il nodo che andremo poi a fare alla girella tripla. Inseriamo quindi la perlina nel filo, ecco fatto, e adesso la nostra girella tripla. Prendiamo una girella tripla, come vi dicevo anche in precedenza, estremamente compatta, fatta a cuscinetti,
che ha lo scopo di demoltiplicare le torsioni causate dall'esca durante la sua rotazione, perché anche se peschiamo galleggiante non si pesca più come una volta col galleggiante sempre fermo vicino a riva, ma dato che le trote sono dei predatori vogliono un'esca in movimento, quindi il nostro galleggiante andremo a muoverlo più o meno rapidamente con pause più o meno lunghe per stimolare l'aggressività delle nostre amiche trote. Sulla nostra lenza manca soltanto l'amo e il relativo spezzone terminale. Quindi, parlando di ABC della trota lago, risulta molto comodo, come in questo caso, utilizzare degli ami già legati, come gli Hisashi 10607N. Sono disponibili in due misure, quindi lunghezza del filo da 170, come in questo caso, e 270. Nel nostro caso, nella lenza galleggiante, utilizzeremo degli spezzoni terminali che vanno da 15 fino a 60-70 cm circa, quindi scegliamo la misura da 1,70, dove andremo ad accorciare la lunghezza del terminale da utilizzare. Prendiamo quindi uno dei nostri ami, andando a staccare il filo da di fianco, lo svolgiamo da tutta la bustina, avremo 1,70 m, quindi ci mettiamo un pochettino, dopodiché andremo ad accorciarlo. Ecco, prendiamo in mano il nostro amo, facciamo la nostra misura, vi ho detto 15-60 cm, 15 cm in presenza di trote particolarmente voraci, aggressive e che vogliono un'esca che corre, quindi un'esca recuperata molto velocemente. 60 cm o 70 indicativamente in presenza di trote indolenti e lente per una presentazione dell'esca sempre più naturale. Noi cosa facciamo? Iniziamo con una via di mezzo, circa 50 cm, quindi a questa distanza andiamo a tagliare il filo. Tagliamo il filo e facciamo dall'altra parte della girella lo stesso nodo che vi ho fatto vedere in precedenza. In questo caso io per far prima, invece di avvolgere come ho fatto vedere, faccio una sorta di brillatura, ovvero inclino i miei polpastrelli in senso opposto una mano rispetto all'altra, si formano tutte quelle spire che vi ho fatto vedere prima col cordino giallo, infilo poi il capo libero nel buco, tiro. Ecco, un altro consiglio che vi sento di darvi è quello di inumidire il filo, quindi con la saliva lo inumidite in maniera che lui non si scaldi durante questa operazione e non si bruci e non perda di resistenza. Esca di base principale più conosciuta per la trota lago, senza dubbio, la camola del miele. Quindi cosa andiamo a innescare? Camola del miele. Una misura non troppo grande di queste camole del miele, amo Hisashi 10607, misura 8. Scegliamo quindi due camole piccole per fare un innesco doppio. Iniziamo con la prima camola innescandola dalla parte della coda. Facciamo scorrere l'amo lungo tutto il corpo per uscire alla testa, poi la tiriamo fino sopra il filo. Inseriamo la seconda, questa volta dalla testa, quindi avremo un innesco camola testa con testa. E sulla seconda camola, invece di arrivare fino in fondo, usciamo circa a tre quarti della lunghezza con il nostro amo. Dobbiamo sempre creare una sorta di forma a L, che avrà lo scopo di ruotare in acqua. Questo è il nostro innesco corretto. I ain't perfect, nobody is. Come vi dicevo, il galleggiante lo muoviamo sempre, eccola, mi ha già boccato, il galleggiante è sotto, è sparito, lasciamo partire il filo e sbagliamo. Era già attaccata, hai visto?